questa è una storia che si rivolge a coloro che, insoddisfatti delle proprie vite, spesso ritengono che gli altri siano intrinsecamente più felici. È un racconto che mira a fornire una prospettiva diversa. Ti invito a seguire attentamente la storia fino alla fine. Un tempo, in un mondo fatto di colori e sfumature, c'era un corvo. Ma questo corvo era diverso dagli altri. Viveva una vita intrisa di tristezza e disperazione. Un giorno, mentre era seduto solo su un ramo di un maestoso albero, il suo cuore si ruppe in un pianto silenzioso. Accanto a lui, un monaco meditava sotto la folta chioma dell'albero. La sua serenità era disturbata dalla caduta di una singola lacrima del corvo, che atterrò delicatamente sulla sua guancia. Intrigato, il monaco alzò lo sguardo per trovare il corvo in lacrime. «Con gentilezza», chiese, «amico mio, cosa ti affligge così profondamente? Perché piangi?» Il corvo, con la voce rotta dal dolore, rispose, «Saggio monaco, la mia vita è una spirale di tormento. Nessuno mi ama, la gente mi respinge con disprezzo, nessuno mi offre cibo, e il mondo intero sembra odiarmi. La morte sembra preferibile a una vita simile». Le parole del corvo penetrarono nel cuore del monaco, che rispose con compassione, «Amico mio, dobbiamo imparare a trovare la felicità indipendentemente dalla nostra condizione». Tuttavia, il corvo non riuscì a comprendere appieno la saggezza del monaco e continuò a versare lacrime amare. Il monaco aggiunse con saggezza, «Non scoraggiarti. Dimmi cosa desideri diventare». Il corvo, ora con una scintilla di speranza negli occhi, rispose, «Saggio monaco, per favore, trasformami in un cigno». Il monaco acconsentì con gentilezza, «Va bene, ti trasformerò in un cigno. Ma prima, vai a chiedere a un cigno se è felice della sua vita. Nel frattempo, io aspetterò qui». Il corvo, ora radiante di gioia, volò verso l'orizzonte. Trovò un cigno grazioso che danzava su uno specchio d'acqua. Il corvo si avvicinò con rispetto e disse, «Sei così maestoso! Bianco come la neve, sei circondato dall'amore di tutti. Devi essere l'uccello più felice del mondo!» Il cigno, tuttavia, rispose con tristezza nei suoi occhi azzurri, «No, mio caro amico, non sono felice. Guarda, il mondo è ricco di colori meravigliosi, ma io sono solo bianco. Il bianco può sembrare insignificante. Credo che il pappagallo sia l'uccello più felice, con i suoi colori vivaci». Ascoltando queste parole, il corvo volò via alla ricerca del pappagallo. Trovò un pappagallo dai piumaggi sgargianti che viveva in una lussuosa gabbia dorata. Disse al pappagallo, «Sei così colorato e stupefacente. Devi essere l'uccello più felice del mondo». Il pappagallo, tuttavia, rispose con malinconia, «No, mio amico, non sono felice. Vedi, gli uomini ci tengono in gabbia, e io ho sempre paura che vengano a prendermi e a rinchiudermi. Penso che il pavone sia l'uccello più felice del mondo, con le sue piume splendenti». Il corvo, deciso a trovare la verità, si mise in viaggio alla ricerca del pavone. Dopo una lunga ricerca, lo trovò, ma il pavone era imprigionato in una gabbia all'interno di uno zoo. Tantissime persone si erano radunate per ammirarlo, ma lui era rinchiuso e privato della sua libertà. Dopo che le folle se ne furono andate, il corvo si avvicinò al pavone e disse, «Caro pavone, sei così magnifico! Ogni giorno, migliaia di persone vengono ad ammirarti. Guarda me, invece, quando la gente mi vede, mi caccia via istantaneamente. Devi essere l'uccello più felice del pianeta». Il pavone, con gli occhi tristi, rispose, «Ho sempre pensato di essere l'uccello più bello e felice del mondo, ma la mia bellezza mi ha condannato a questa gabbia. La gente strappa le mie piume colorate per crearne oggetti decorativi, e ciò mi fa soffrire profondamente. Non sono felice». Le parole del pavone colpirono il corvo profondamente, e così chiese, «Se tu, che sei così maestoso, non sei felice, chi può essere considerato l'uccello più felice del mondo?» Il pavone, dopo aver riflettuto, rispose,
Ho osservato attentamente questo zoo, e ho capito che tu, corvo, sei l'unico uccello che vola libero, non tenuto in una gabbia. Nessuno cerca di catturarti e imprigionarti. Quindi, negli ultimi giorni, ho iniziato a pensare che, se fossi un corvo, potrei volare liberamente ovunque e godermi la mia libertà. Il corvo, illuminato da questa nuova prospettiva, volò via. Oggi, per la prima volta in tanto tempo, si sentiva felice di essere un semplice corvo. Ritornò sul suo ramo e disse al saggio monaco: «Non desidero più essere altro. Mi va bene così com'è». Il monaco sorrise e disse: «Dobbiamo imparare a smettere di confrontarci con gli altri e apprezzare ciò che abbiamo. Il confronto costante con gli altri genera tristezza e insoddisfazione. La felicità risiede nell'accettare e amare ciò che siamo. Chi è contento di ciò che ha è davvero il più felice al mondo». Se questa storia ti ha colpito, ti invitiamo a iscriverti al canale Dose Mentale e ad attivare la campanella per ricevere ulteriori contenuti sulla psicologia e lo sviluppo personale. Grazie per aver seguito il video, e ricorda sempre di sorridere. Lascia un commento per condividere le tue riflessioni e riceverai una risposta. Ci vediamo nel prossimo video.